Siamo a Gravina in Puglia, dove poco dopo le 12 è crollato il solaio di un palazzo in via di ristrutturazione. Secondo i primi accertamenti, alcuni operai sono rimasti coinvolti e uno in condizioni gravi è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Fabio Perinei. Accanto a me il sindaco Alessio Valente. Sindaco, cosa ha emerso dai primi rilievi? Beh, questi sono gli inquirenti, le autorità che dovranno insomma capire quello che è successo. Quello così che si riesce insomma a percepire è che mentre un'azienda stava facendo dei lavori di ristrutturazione, un tetto è crollato sotto il peso del calcestruzzo o comunque c'è qualcosa che non ha funzionato. Purtroppo è successo, ora bisognerà vedere se ci sono responsabilità o meno all'interno del cantiere. Quello che oggi ci dispiace è che ci sono due feriti, di cui uno abbastanza grave. Mi auguro insomma che possa farcela, ecco, e che possa superare questo momento difficile.